Ah, ma è passato un altro È volato. Che più passano gli anni, più passano in fretta. Bella frase fatta, complimenti. Comunque, regà, tocca darsi una svegliata, eh. Mo' abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, se siamo rilassati. Quest'anno sai cambiare, mi sono rotti i coglioni. Questo è l'anno decisivo. Parole sante. Io penso che già c'è un progetto. Quest'anno voglio assolutamente andare a vivere da solo. Bello, bravo, grande cosa. Namo, dai, fuori! Dai che Sandrina ha rimediato e se te fa una pelle, dai! Namo, che sti nipotini se fanno da soli, oh! Fuori! Fuori! Mamma ti ha comprato i preservativi nel primo cassetto. So quelli ultra sottili, sì. Sì. Grazie, ma. Tacci tua. Io invece, regà, mi sono fatti i conti, mi mancano 6 esami. Se ne faccio 2 a sessione, arrivo a aprile che ho tutto il tempo per scrivere la tesi e a luglio mi laureo. Bomba. Comincerei dalla disamina di un concetto che. Professore, io la fermo subito. Io sono 10 anni che sto qua dentro. Secondo lei mi voglio laureare? Beh. Ma assolutamente no! L'università, le lezioni, sono tutta una copertura. Io sto qua per le feste, la pucchiacchia. Vuole venire anche lei? Oh beh, se la mette in questi termini, a fronte di un contributo alle consumazioni, ci potrebbe anche scappare un 18. No, professore, là non ha capito niente, ma quale 18? Che mi vuole far finire gli esami? Io da qua non mi muovo. Poi, regà, mi devo rimettere a posto sto fisico, mi devo asciugare un pochetto. Oh, mi sono già iscritto in palestra. 40 euro al mese, c'è pure la piscina, ma hanno già fatto la scheda, non vedo l'ora di cominciare. La scheda della palestra. Poi ci sarebbe sempre quella vecchia situazione che prima o poi andrebbe risolta. Capito, dai, fai facile però, eh. Fosse anno buono. Oh, qua alla fine c'abbiamo 30 anni, c'abbiamo tempo, dai. E il discorso è proprio questo. Considerato che abbiamo 30 anni suonati e partendo dal presupposto che prima di sposarsi e figliare con una donna sia necessario un periodo di conoscenza di 4 anni circa. Bene, posto che una donna è fertile fino ai 40 anni circa, premesso che come detto noi ne abbiamo 30, partendo dal presupposto che sia necessario un periodo di frequentazione di almeno 4 anni, considerato inoltre che una gravidanza dura circa 9 mesi, possiamo concludere che non ci restano più di 5 anni, signori miei. Questo nel caso di una coetanea, se ne trovassimo una un po' più giovane avremmo qualche anno in più. Vero, ma in questo caso le percentuali si abbassano a circa l'1%. Ammazza l'1%. Esattamente, signori. Perché andrebbero soddisfatte numerose altre condizioni. Beh, sicuramente deve essere carina. Ma che carina, deve essere proprio una fregna. Ci mancherebbe, mi sembra il minimo. Tipico del maschio italico che pur non essendo per nulla piacente punta comunque al massimo. Poi che sia intelligente, comunque. Simpatica, mica una pesantona. Giustissimo. Inoltre, questo essere mitologico dovrebbe essere a sua volta attratto da noi. È vero, c'è pure sto fatto. La stessa dovrebbe poi vivere nel continente europeo, più precisamente in Italia, magari. Beh, te credo. Anche perché con l'inglese, regà. Benissimo. In tutto ciò dovremmo poi, casualmente, nel corso delle nostre esistenze, magari anche incontrarla. Per forza, sì. Dovremmo poi avere il coraggio di approcciarla, conoscerla, corteggiarla, nella speranza di non fare figure di merda. E anche che sia ben messa nel senso di famiglia, così almeno uno si sistema. Benissimo, signori. Quindi andando a ricapitolare, ci restano 5 anni di tempo per conoscere la donna della nostra vita, quella che andremo a sposare e con la quale faremo dei figli. Una donna che sia una fregna di rara bellezza, dotata di spiccata intelligenza e sagace senso dell'umorismo, che sia inspiegabilmente attratta da noi, che viva preferibilmente in Italia e che in un certo senso avremo la fortuna di incontrare nel nostro percorso di vita. In tutto ciò avremo anche il coraggio di approcciarla, al fine di intraprendere quella che sarà una meravigliosa storia travolgente d'amore, forse la migliore che la specie umana abbia mai visto. Ma chiedo per capire, per sapere, se ci facessimo andare bene una pure bruttina, si alzerebbe un po' sta percentuale.